Ciao e bentornato su Impara da Vinci Risolve e bentornato nei tutorial dedicati alla Fusion Page. Torniamo a parlare di green screen. Questa volta utilizzeremo la tecnica del rotoscoping per andare a migliorare e perfezionare il ritaglio del canale alfa, appunto, di una ripresa fatta in green screen. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Ti invito inoltre a seguire e salvare la playlist dedicata alla Fusion Page. Continuiamo a parlare di green screen. Abbiamo visto diverse tecniche che ti permettono di disegnare un canale alfa basato appunto sulla sottrazione del verde. Oggi ne vediamo un'altra di queste tecniche che ti permetterà di facilitarti ancora di più il compito. Ma guardiamo questa ripresa, che questa è la parte che io devo ripulire dal green, però a un certo punto mi entrano degli elementi che non devono far parte della mia inquadratura. Vedete, entrano e escono, quindi non sono fissi lungo lo schermo. Allora, quello che devo fare io adesso è andare a eliminare questo problema. Ma partiamo dall'inizio facendo le cose che già sappiamo. Andiamo nell'Effect Library, applichiamo il Delta Keyer. Quindi selezioniamo Media In 1 e clicchiamo su Delta Keyer. Chiudiamo l'Effect Library, andiamo in Dual Monitor e sul Viewer 1, premendo il tasto 1, attivo il Delta Keyer. Con il Delta Keyer selezionato apriamo l'Inspector, andiamo a prendere un verde, andiamo un po' più avanti, magari in un punto dove non c'è l'elemento di disturbo che è già uscito dal frame, supponiamo qui, e cominciamo ad andare a ripulire il nostro mascherino perché così non va bene. Andiamo nel Premat e cominciamo a disegnare delle aree per escludere, vedete, delle porzioni che non devono essere presenti, magari anche quassù. Qua in basso vedete che c'è un'area di semitrasparenza e qua in basso ancora un'altra. Torniamo un po' indietro, vedete che qua compaiono delle altre aree, le cominciamo a togliere. Adesso non ci preoccupiamo di questa parte, concentriamoci su queste zone qua, ad esempio questa, la possiamo togliere. Cioè, l'obiettivo dell'esercizio di oggi è fare tutto al massimo della velocità. Magari per aiutarci accendiamo la gamma, alziamo la gamma per vedere eventuali problemi. Ad esempio qua c'è un puntino di bianco, lo possiamo andare a togliere sempre col premat. Ok. E chiaramente sul nero qua ci sono degli altri problemi. Adesso poi andremo a modificare la parte interna sul nero. Come facciamo? L'abbiamo già visto. Andiamo ad esempio sul matte, cominciamo a scendere con il threshold. Poi andiamo a pulire un po' il foreground, vediamo se lungo il percorso ci sono delle altre problematiche. Vedete, ci sono dei problemi su questa zona qui, poi c'è un problema qui. Allora, vediamo se riusciamo a eliminarli questi problemi andando sempre sul foreground, però attenzione a esagerare col foreground perché mi vanno a riempire anche, vedete, le fessure sulle braccia, quindi devo stare un po' attento, quindi magari scendiamo per riportare tutto nella situazione corretta. Scendiamo col threshold. Sì, qua ogni tanto compaiono e c'è questo problema fisso qua. Bene, ma facciamo un passo alla volta, riportiamo la gamma alle dimensioni originali. In base alle nozioni che hai acquisito dai precedenti tutorial dedicati al green screen, ti metteresti lì col matte, col premato o addirittura col clean plate ad andare a pulire il verde. Però andare a togliere questa parte e andare a togliere questi piccoli problemi senza andare a inserire altre problematiche diventa difficile. Allora, non facciamo fare tutto al Delta Keyer, non c'è bisogno. Ci facciamo aiutare da altri strumenti, da altri nodi che ti permettono di risolvere questo problema. Quindi, cosa posso fare? Mi posso andare a ritagliare la mia figura più o meno così, in modo tale che se la ritaglio ed escludo tutto il resto, questa parte qua può essere qua, può essere qua, 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 o essere più piccola o sparire. Questa qui non sarà mai inclusa nella selezione. Allora, per fare questa procedura utilizzo un nodo di B-spline che si attiva tramite questo pulsante.
Quindi deseleziono tutto all'interno del Node Editor, clicco su B-Spline e lo rinomino in Garbage. Quindi cosa faccio? Faccio tasto destro, Rename Garbage. Questo qui praticamente va a cestinare delle aree dello schermo. Cosa fa il B-Spline? Mi disegna una struttura poligonale, un po' come il Polygon che abbiamo già visto con le sue curve di Bézier per dare la curvatura, però il B-Spline è una struttura invece semplificata, in quanto i punti non rappresentano i punti del poligono, ma mi determinano la posizione della curvatura dello shape. Ma vediamolo rapidamente. Andiamo a ritagliare quest'area. Mi metto sul primo frame. Quindi disegno il mio B-spline, cioè il mio garbage, per andare a includere tutti gli elementi che mi interessano. Magari restringiamo lo zoom per disegnare un po' meglio, mettiamo al 50%. E vado pur prendere anche la parte di destra, tanto qua non entra niente all'interno del frame. Poi vedete che se io allungo i vertici non determina la posizione dello shape, ma solamente la curvatura sul vertice. Questo è un B-spline. Se tengo premuto il tasto W su uno dei vertici e trascino a destra e a sinistra, mi cambia curvatura, quindi l'entità del raggio di curvatura su quel vertice. Quindi tasto W e destro e sinistra col mouse. Bene, ho messo una posizione del B-spline esattamente al primo frame. Adesso quello che voglio fare è andare a collegare questo B-spline al Delta Keyer, all'ingresso Garbage. Quindi per farlo prendo l'uscita del Garbage, tengo premuto il tasto Alt Option, vado sul Delta Keyer, lascio e qui vado a scegliere Garbage Mat. Vedete che lui adesso ha collegato all'ingresso Garbage il B-spline Garbage, e cioè lui sta cestinando tutto questo, cioè sta cestinando tutto, perché qua dentro c'era proprio il mio chitarrista. Quindi cosa faccio? Devo andare con il garbage selezionato, andare a invertire la selezione. E adesso escludo tutto quello che c'è fuori, ma non quello che c'è dentro. Adesso qual è il problema? Il problema è che il chitarrista con il suo amplificatore non sta fermo. Quindi corro il rischio, andando avanti con i frame, di perderlo, cioè di andare fuori la selezione del B-spline. Devo andare a fare quindi un rotoscoping, cioè andare a modificare lo shape del mio B-spline in funzione della posizione lungo la timeline. E per fare questo utilizzeremo una tecnica di rotoscoping manuale, cioè lo faremo noi a mano, e la tecnica di rotoscoping che usiamo si chiama divide and conquer. Fisso un keyframe all'inizio, un keyframe alla fine e sistemo il mio B-spline. Poi vado al centro e sistemo il mio B-spline. E poi farò la stessa cosa sulla parte di sinistra e la parte di destra, cioè andrò a mettere un altro keyframe al centro e cercherò di posizionarlo fino a che non ci sarà più bisogno di posizionarlo. Tieni presente che quando io mi sposto lungo la timeline e cambio la forma dello shape, in automatico Fusion mette un keyframe. Quindi è già in modalità animazione di shape. A questo punto io ho disegnato questo shape, vado in fondo alla mia area di render e ridisegno il mio shape. Ad esempio, qui devo andare a prendere una posizione più larga perché altrimenti non ci sta l'amplificatore. Quindi ho messo un keyframe qui e uno qui. Vado circa a metà, supponiamo qui, e qui vedete, devo andarlo a rettificare perché mi sta entrando in campo il materiale assolutamente da scartare, quindi da non includere nella selezione. Bene. Questa prima parte l'ho fatta, adesso concentriamoci su questa parte qui, vado circa nel mezzo e guardo se ci sono. Direi che qui ci siamo, quindi cosa facciamo? Cominciamo a scorrere la nostra immagine fino al punto iniziale. Allora, qui direi che siamo sempre dentro, vedete? Questa prima parte l'abbiamo in pratica risolta. Andiamo sulla seconda parte, andiamo in un punto circa metà, cioè questo, e qui correggiamo. Perfetto. Qui abbiamo altre due sezioni da controllare, questa e questa. Questa qui l'abbiamo già fatta, quindi andiamo a metà della prima. Vediamo che è tutto ok, quindi controlliamo se è tutto ok sulla prima.
Direi che ci siamo dentro, quindi andiamo solo a controllare l'ultima parte. Andiamo a metà. Vedete che è tutto ok, quindi probabilmente non c'è da fare nulla. Andiamo a vedere. Qui tutto bene. Qua tutto bene. Lo possiamo già vedere sul media out che la selezione è corretta e abbiamo fatto il cosiddetto garbage, cioè abbiamo escluso tutta questa parte in più. Quindi non c'è bisogno di lavorare con i parametri del delta gear per andare a togliere questa parte che poi era difficilmente escludibile in questo sistema. Con un garbage mat tutto diventa molto più facile. Bene, passiamo al secondo problema che è questo. Proviamo a zoomare su quest'area. Andiamo a disegnare un solid mat, cioè il solid mat che andrà all'ingresso solid, che è questo ingresso bianco che c'è sul delta gear, avrà in pasto un canale alfa, cioè una zona di opacità di selezione, e quella zona di selezione andrà a riempire dei buchi sul bianco, cioè diventerà opaca quella selezione. Quindi se io disegno un mio polygon qui sopra e vado a coprire sempre questa icona, ecco che questa icona verrà comunque resa bianca in automatico. Disegno ora stavolta non un B-spline ma un polygon, così vediamo le differenze. Deseleziono tutto e clicco su polygon. Il lavoro che andremo a fare non sarà più un garbage ma sarà un hold out. Quindi seleziono il mio polygon, tasto destro, rename e scrivo hold out 1. Quindi adesso mi vado a cercare un punto dove in effetti questo elemento si vede, quindi vedete si vede dal di qui, quindi qui si vede, vado a disegnarmi il mio polygon, quindi clicco sul primo punto, vedete che a differenza del B-spline per generare le curve devo cliccare e trascinare, chiudo il mio B-spline, adesso scorro la mia immagine e vado a vedere fino a quando lo vedo. Allora qui c'è. Vedete qua poi sparisce, ok, qui non c'è più, ci fermiamo nel punto dove c'è, qui, e andiamo a spostare il nostro polygon. Quindi prendiamo il nostro polygon e cliccando e trascinando lo porto qui sopra. Bene, vado sempre a metà, quindi utilizziamo sempre la tecnica del divide and conquer, mi fermo a metà e anche qui seleziono tutto e lo sposto al centro. Guardiamo la prima metà. Qui ci siamo, ma possiamo raddrizzarlo un po'. Ok, andiamo a vedere qui. Vedete, qui ce l'abbiamo, lo teniamo. Ok, qui non c'è bisogno di fare niente. E anche qui non c'è bisogno di fare niente. Andiamo a metà su questa zona. Adesso lo risistemiamo. Ok, andiamo a vedere la prima parte. Vedete, ce l'abbiamo sempre. Andiamo a vedere ora metà di questa, qui mi sa che non ci sono più problemi. Bene, questa parte l'abbiamo risolta, andiamo a vedere se ricompare qua. Vedete, qua ricompare e quindi dovremo andare a fare la stessa cosa su quest'altra parte. Andiamo nel primo punto, qui si vede, mi metto uno zoom un po' più decente, mi posiziono più al centro, vado a metà. Vedete che qui si sta spostando nettamente, quindi e lo sposto al centro, concentriamoci sulla prima metà. Vedete, qui non si vede più, quindi qui c'è un problema. Vedete qua, lo riprendo e lo ritraslo. Ok, quindi sono andato a metà di questa parte. Andiamo a vedere se qui l'ho risolta. Qui, ad esempio, ancora. Ecco, il trucco è non andare mai fuori dall'area bianca, quindi dovete sempre stare dentro l'area bianca. Qua è tutto ok. Ecco, qua a metà lo perdo, vedete, quindi vado sempre qui sulla metà e lo prendo e lo trascino al centro, sempre con la tecnica di partire sempre dalla metà. Ecco, l'ultima parte da correggere. Riprendo sempre l'ultima parte fino ad arrivare alla chiusura. Adesso quello che devo andare a fare semplicemente e prendere l'uscita del holdout 1 e collegarlo all'ingresso di solid matte, oppure tengo premuto il tasto alt, vado su delta gear, lascio e scelgo solid matte e vedete che viene esclusa completamente questa parte e questa zona l'abbiamo sistemata. Ci sarebbe da sistemare
Vedete ancora qua che compaiono queste aree qui, su queste piccole zone che compaiono ogni tanto, se andare a lavorare con i controlli del Delta Gear oppure aggiungere un altro solid matte. Ad esempio, se adesso vado a cercarmi una zona che ha più problemi, questa, proviamo a lavorare sul clean foreground e diamo un po' di blur. E scendiamo leggermente con i threshold. Diamo un po' di clean foreground. Scendiamo un altro po' con i threshold. Così evitiamo di utilizzare questa volta l'hold out. Se invece hai dei problemi da scendere troppo con il threshold, ti conviene anche in questo caso aggiungere un altro hold out, mettere un hold out 2, collegarli a un nodo di merge e darli in pasto sempre all'ingresso di solid matte di Delta Gear. In questo modo riesco a togliere due selezioni contemporaneamente sullo stesso Delta Gear. Noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial e sabato perché continueremo a parlare di Delta Gear e questa volta andremo ad affrontare il tab Fringe per andare a lavorare in The Spill, quindi vedremo che cos'è lo spill e come si fa a rimuoverlo.